Alla fine del 2007, per motivi di costi di trasporto, non venivano più a ritirarci il latte. Abbiamo pensato di riaprire la vecchia latteria che era chiusa. Prima avevo l'azienda agricola, allevamento di vacche da latte. Portavo il latte giù in una latteria giù a Travesi. In breve raccogliamo direttamente il latte nelle stalle, lo portiamo in caseificio, lo trasformiamo, produciamo soprattutto prodotti tipici e li vendiamo direttamente al consumatore finale tramite la latteria, uno spaccio giù a Meduno o, e nei piccoli negozi di paese e in qualche ristorante. Abbiamo unito l'utile al dilettevole, nel senso che abbiamo fatto sia un servizio sociale per le piccole aziende agricole che altrimenti avrebbero chiuso perché nessuno, proprio per una questione economica, andava a raccogliere il latte, invece a noi serviva proprio quel tipo di latte, quella tipologia di latte. Il grosso delle nostre aziende c'han le bovine d'estate al pascolo, o comunque mangiano erba, ed d'inverno invece fieno. Lavorando quasi tutto latte crudo, hai anche un prodotto differente, no? E ti puoi insomma diversificare dal mercato. Non avrebbe neanche senso fare un prodotto simile industriale a con le quantità che abbiamo noi a Pradis. Dovendo vendere tutto direttamente, cerchiamo di fare una vasta gamma di prodotti. Partiamo dallo yogurt, che è appunto una cosa un po' più moderna, al formaggio di latteria tradizionale, poi facciamo anche il montasio, stracchino, meno legato alla tradizione della zona, poi facciamo il formaggio salato invece che è legato alla tradizione, il formaggio del cip, formaggi di capra che abbiamo cominciato da poco, noi tutti i formaggi li facciamo con il latte nesso naturale che sarebbe prendendo il latte di una stalla e fatto maturare. Facendo così come il latte nesso naturale sviluppi la flora microbica autoctona della zona. Sono arrivato in questo paese nel 92 e c'erano 25 aziende agricole che portavano latte in latteria. Adesso siamo rimasti solo in due. Negli anni 50, 40-50, c'erano 16 latterie nel comune, quando adesso c'è una latteria per 10 comuni. Il lavoro della nostra latteria permette di rimanere in attività anche delle piccole aziende agricole dei comuni limitrofi a questo, e dove altrimenti per una questione economica non riuscirebbero a rimanere aperti. La chiusura delle aziende agricole, la conseguenza immediata è la chiusura dei pascoli e l'ulteriore aumento del bosco. È l'unica azienda che produce qualcosa, quindi è come un negozio per loro, è come un servizio. A parte quello, crea un po' di movimento, un po' di passaggio di persone, quindi dove c'è movimento c'è vita, e si sono risentiti vivi, perché Prades di sopra siamo poco più di una trentina di abitanti. Riaprire e cominciare a vedere un po' di gente, anche solo 20-30 persone al giorno che vengono a prendere formaggio da fuori, no? Per noi è stata una sorpresa, il fatto che in diversi comuni, sempre limitrofi, ma anche non, siano venuti su a trovarci, magari hanno visto i prodotti in giro, hanno proprio voluto venire qua in Pradis dove produciamo questo formaggio e così hanno anche visto la bellezza del paesaggio. Abbiamo già raggiunto una dimensione tale che permette di dare una certa redditività al lavoro che facciamo, aumentando, e si rischia sempre di standardizzare un attimino la produzione. Diciamo, stiamo cercando di migliorare ancora come magazzino, stagionatura, perché adesso fino all'anno scorso il formaggio più vecchio era di 6 mesi, adesso stiamo cercando di, siamo arrivati a 10 mesi, ma contiamo fare un prodotto di qualità di un anno e mezzo. Più invecchia, più vedi la differenza con un prodotto industriale o meno tipico, no? Tutto il comune era proprio fondato sulle vacche da latte e la produzione del formaggio. Come dicevo prima, c'erano 16 latterie in questo comune, quindi era proprio una cosa sentita. E il formaggio di questa zona, nell'immediato dopoguerra, andava sulle tavole dei ricchi a Venezia e quella dei ricchi a Trieste. Quindi si aveva già un nome e una tradizione. E adesso stiamo cercando di riportare in alto, insomma, il nome di questa latteria.